Oggi abbiamo liberato un esemplare di falco pellegrino, un rapace appartenente alla fauna selvatica del territorio italiano. Il gheppio che abbiamo liberato era un giovane esemplare femmina che è arrivato da Volla con una frattura esposta dell'omero. È stato ricoverato presso il nostro centro circa 2 mesi fa, è stato conferito dai carabinieri forestali ed è stato ritrovato a Castellammare di Stabia. Alla visita il falco risultava avere una frattura di metacarpo esposta e dopo un esame radiografico abbiamo notato come reperto accessorio anche la presenza di pallini da caccia, quindi presumibilmente questo animale è stato anche vittima di bracconaggio. È stata operata e vittima anche lei di bracconaggio. È stata con noi un paio di mesi, il tempo giusto per riabilitarli. La sua riabilitazione ha previsto prima una terapia conservativa e poi il passaggio in voliera dove, grazie a questa stabulazione, l'animale ha potuto ricostituire le sue caratteristiche di animale selvatico sia dal punto di vista morfologico che etologico, quindi anche dal punto di vista comportamentale. E per noi questi animali rappresentano delle vere e proprie sentinelle ambientali, il nostro chilometro zero, perché noi effettuiamo tutta una serie di indagini di malattie infettive volte scoprire se ci sono le principali malattie infettive, soprattutto quelle a carattere zoonotico. È stato liberato qua nel bosco di Capodimonte in quanto luogo idoneo alla reintroduzione di questo animale e nello specifico questo animale era un soggetto giovane, quindi in questo periodo i falchi pellegrini prima del periodo di accoppiamento vanno in dispersione. Questi giovani falchi sono degli esemplari che si riscontrano molto facilmente qui nel centro urbano, quindi è molto probabile che adesso riprenderà la sua vita e quindi potrà continuare il suo percorso. Può permanere in questo areale proprio per trovare una coppia stabile e procreare. È un simbolo perché in un momento come questo di pandemia globale la costrizione della libertà è un momento di grande sofferenza e quindi poter nel bosco reale di Capodimonte ridare la libertà dei volatili che tra l'altro sono stati sparati, hanno subito delle fratture per questo motivo, è veramente un giorno importante e ci dà anche l'opportunità di consolidare la collaborazione tra il mondo sanitario e il mondo della storia, della cultura, rispettivamente rappresentati dall'ASL, dalla Regione Campania e dal Museo di Capodimonte, per dire alla nostra città, alla nostra Napoli, la sinergia è importante anche in momenti difficili come quelli della pandemia Covid-19. Abbiamo pensato di mettere il bosco a disposizione per la liberazione di questi animali. Il bosco di Capodimonte è pieno di animali e questo è una destinazione naturale per fare tornare questi animali curati alla libertà. C'è un paesaggio sonore a Capodimonte, che sono gli uccelli del bosco. E questo mondo naturale che si avvicina, che vive con un mondo che è stato creato, perché il bosco di Capodimonte è un giardino storico con delle specie che riflettono tutta la geopolitica del Regno di Napoli, è anche un luogo che si è ricreato naturalmente. Quindi la natura è questo, la natura con l'intervento dell'uomo è la natura che funziona da solo. E uccelli hanno questa realtà e questi due bellissimi uccelli che sono anche simboli del potere dell'animale sono a casa nel bosco di Capodimonte.